Eccoci al nostro video tooth of the day. It's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor. Only 8 euros, very cheap, very great. It's a Friday once again, and as every Friday, I've ever seen, ho visto il mio programma preferito sul cinema, un cinema broadcast, un cinema favorite broadcast, un cinema conducted by Gigi Marzullo on the first channel, Eret, Rai 1, ha un grande programma dove appunto fa il venerdì notte, dove si parla delle uscite settimanali che vengono commentate anche da critici studio in collegamento, anche da attori, poi dalle persone all'uscita sala e poi si legge anche la classifica degli incassi, insomma tutte queste cose qui, cose che sto ripetendo da qualche venerdì. E comunque, ma la cosa più importante di questo programma è che il conduttore, appunto Marzullo, recita sempre sia in apertura che in chiusura, ma anche durante la trasmissione, una frase cult inventata da lui che fa così: il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom. Grandissima verità, secondo me. Great truth. And poi, as every Friday, pensavo anche al mio episodio, cioè il 30° episodio sulla serie musicale mia, ma soprattutto il maestro, su It's a Friday Once Again. Appunto, se tutto va bene, cioè anzi, perché questo video non so se lo faccio prima o dopo, comunque. Credo che poi avrò caricato questo 30° episodio, anche se adesso, in questo momento, non so ancora su che musica si baserà. Poi pensavo anche al diciamo, continuo del mio tributo per il compleanno di Angelo Badalamenti, del maestro Badalamenti, scusate, pardon, che è stato il 22 marzo, mi sapete, ha compiuto 85 anni, ma la prima parte praticamente è stata tributo a Strade Perdute, a quattro pezzi suoi, ma comunque vi invito a vedere il video che ho caricato 2 giorni fa per il video pensiero per lui, è anche molto lungo perché ci sono molti brevi presi dentro, mentre questa seconda parte io la considero una sorta di continuo della seconda parte del tributo dello scorso anno, perché è una parte basata su pezzi da film non linciani, e anche la seconda parte l'anno scorso è basata, diciamo, su pezzi da film non linciani, però i film non linciani di quest'anno non sono i film non linciani dell'anno scorso. Sono ancora altri film, e forse vi dico anche il primo, che dovrebbe essere, sono quasi sicuro, Holy Smoke. Ho interpretato due pezzi da questo film, ovviamente quando li avrò caricati poi inserirò i brevi. Quindi se vi interessa, in qualche modo vi invito ad iscrivervi al canale, così rimanete aggiornati su questo tributo, ma il canale tastiera intendo. Ma fatevi un giro in generale, che vi può interessare anche qualche altra cosa. Parlo soprattutto a chi non mi conosce proprio. E poi anche, pensavo anche a un pezzo che, se avete visto un preview, forse già visto ieri, Best Friends da Firework With Me, questa traccia che ho voluto dedicare insomma, a Lara Flynn Boy, ma anche a Moira Kelly, e sono le due attrici che hanno interpretato appunto Dana Hayward in Twin Peaks, ma diciamo lo dedico più a Moira Kelly, però appunto che ho scoperto l'altra adesso che anche lei faceva il compleanno a marzo, il 6 marzo, però appunto ho dedicato questa traccia nuova al personaggio di donna in generale, ma alla Lara Flynn Boy, che tra l'altro, però alla quale tra l'altro anche l'anno scorso ho dedicato due pezzi, che erano Harold Stim e poi Just You and I.
Però questo già in qualche modo già avete visto forse nel video di ieri, perché era il video pensiero dedicato proprio a Lara Flynn Boyle per il suo compleanno, i suoi 52 anni. Quindi non so se li metto anche in questo video pensiero, è breve, ma nel caso stando in quello di ieri, dedicato a lei. Una bella traccia, non molto conosciuta, credo, di Badalamenti, che appunto si sente sempre in Firework With Me. Sì, poi, sì. Sul resto non pensavo a nulla, ovviamente, per esempio, se mi dovessi venire qualche altra cosa in mente, l'aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.